Ok, pronta. 250 il maiale, 350 le tagliatelle, 150 il panino, 75 per il burro. È come se avessi l'asperger per le calorie. Quella non è una colazione. Nemmeno il caffè. Fai molti addominali e io non intendo seguirti se a te non interessa vivere. Bel discorso. Ho tutto sotto controllo. Non è divertente? È una torta. Ho tutto sotto controllo. Ho tutto sotto controllo. Controllo. Stai bene, tesoro? Mi sono alzata troppo in fretta. Diamo il benvenuto al nuovo membro della casa, Ellen. Ciao. Oh mio Dio. Come ci riesci? Intendo a mangiare. Non voglio mentire, ho davvero una fame del cazzo. Mamma, sembri un fantasma. Sono un po' arrabbiata. Si tratta anche di me e del fatto che non posso avere una sorella. Che cosa ti succede? È solo che non vedo il motivo. Le persone dicono di amarsi, ma questo significa soltanto che loro amano riuscire a sentire l'amore per se stessi. Non so nemmeno da dove cominciare a risponderti. Guarda che è tutto sbagliato. Se continuerai in questo modo, un giorno non ti sveglierai. È solo che non ce la faccio. Quella voce che dice che non puoi, voglio che tu la mandi a farsi fottere. Fanculo, voce! Fanculo! Qualcuno ora mi dica perché ci troviamo qui. Perché siamo vivi. Molto bene. Sembra che alcuni se la stiano cavando bene, quasi come se potessero vivere ed essere semi-interessanti. Hai appena detto qualcosa di vagamente ottimista. Ho detto comunque semi. Oggi vi svelo qualche curiosità che forse ancora non sapevate sulla star di Matrix e Piccolo Buddha, Keanu Reeves. Keanu non si è diplomato, no. A 17 anni ha mollato tutto per la recitazione, ma in compenso è un avido e curioso lettore. Si dice che nelle pause durante le riprese di Speed, nel 1993, fosse solito chiudersi nella sua roulotte per studiare l'Amleto di Shakespeare, di cui è molto appassionato. Quando poi gli offrirono di girare Speed 2 sull'onda del grande successo che gli aveva dato il primo film, rifiutò per andare in scena in teatro appunto con una messa in scena dell'Amleto. E infine sapevate che nell'83 Keanu è stato protagonista di uno spot della Coca-Cola? Adorabile. Mi somiglia un po' a Justin di Dodgeball, no? Se volete saperne di più, guardatevi il video molto più dettagliato su Keanu e sulla sua saga action John Wick. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche. Ciao da Valeria.